contento anche con Dolores. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci in una giornata un po' calda, se non sbaglio, no? Perché sì, ci siamo visti a luglio-agosto, però quello che sembrava, no? Diciamo, un'ipotesi di collaborazione basata solo su manifestazioni di parte, interesse, grazie a Dolores e alle altre associazioni che sono presenti sul territorio, poi è diventato un qualcosa che ha coinvolto parecchia gente, ha coinvolto tutti, e chiaramente noi come amministrazione non possiamo tirarci indietro davanti ad un'ipotesi di questo genere, avendo dato sin da subito la disponibilità a cercare di essere presenti laddove sarà possibile. Come dire, la proposizione da parte nostra, da parte del comune, di cercare di attirare dei finanziamenti, perché dare la possibilità a tutti di vivere San Miserino non nella forma o nella situazione in cui oggi, certo, ma in una forma rivisitata, più completa, più adatta ai nostri tempi, è qualcosa di ambizioso, però purtroppo bisogna cercare di trovare delle soluzioni. Noi Sandonaci, come Sandonaci, voglio dire, è un'attenzione sin dagli anni 90, quando poi è stata acquisita da parte della sovrintendenza, sì. Però già ricordo all'epoca con il sindaco Gagliani, che fu antesignano in questa situazione, si è proceduto a degli espropri, abbiamo dovuto fare forza perché quel tesoro sta fra Sandonaci, e non lo posso dire ma lo dico lo stesso, e Mesagne, che essendo sempre un comune abbastanza forte e potente voleva cercare, ma noi ci siamo opposti, abbiamo cercato e abbiamo ottenuto di farlo rimanere nel nostro comprensorio, però questo significa anche lavorare di più. Aver ottenuto questo risultato, dicevo prima in un'intervista, non solo come Sandonaci, non solo come Brindisi, ma mi è apparso di leggere anche come Regione Puglia, molto importante. Come Regione Puglia vuole e ha dato un segnale veramente, veramente notevole. Noi cercheremo di fare quello che è possibile, grazie ad aver avuto questa possibilità di conoscere voi, e insieme cerchiamo di poter realizzare qualcosa veramente profondo. Grazie a voi, grazie. E grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato. Ciao.